Buonasera e bentornati al mio canale. Vi invito a seguire i miei video, a iscrivervi, a condividere e a commentare. Questo è il periodo delle zucchine e chi ha l'orto e ne ha una produzione molto alta deve trovare delle ricette alternative. Oggi faremo delle zucchine gratinate ripiene di gamberoni. Abbiamo 4 zucchine romanesche, mi raccomando romanesche perché è la migliore. Abbiamo una decina di gamberoni nazionali, poi abbiamo bisogno di un trito di prezzemolo e aglio, prezzemolo sempre fresco, del pane grattato, dell'olio extravergine d'olive, di oliva, sale e pepe. Procederemo innanzitutto a pulire i nostri gamberoni, levando il carapace, la testa e il solito budellino nero. Daremo una precotta alle zucchine di circa 4-5 minuti, una lessata, e poi procederemo a tagliarle e a prepararle per la gratinatura. Vedete? Abbiamo pulito i nostri gamberi, levato le teste. Con la polpa faremo una tatolata per riempire le zucchine, con le teste faremo un ragù per degli spaghetti. Le zucchine invece verranno private di una parte della polpa che poi metteremo insieme ai gamberi per fare il ripieno. Procediamo così per tutte le zucchine. Procediamo a fare la nostra tatolata di gamberi. Metteremo insieme ai gamberi circa la metà della polpa delle zucchine, anche di meno. Deve predominare il sapore del gambero, ecco. Mi raccomando, la tatolata fatela finemente, altrimenti non si mette bene nell'incavo delle zucchine. Prendiamo la polpa evitando i pezzi con i semi. Io penso così possa bastare, Aggiungiamo di più il tutto. Mettiamo in una bowl. Fidatevi, le mani dei cuochi sono sempre pulite, ragazzi. Aggiungiamo il trito di prezzemolo e aglio. Mettiamo un po' di sale, un po' di pepe. E poco olio. Lasciamo insaporire, guardate che spettacolo, lasciamo insaporire per una mezz'oretta e poi facciamo le nostre zucchine. Allora, saliamo le nostre zucchine, che abbiamo messo anche un po' di sale, diciamo, nella precottura, però sai, le zucchine sono un po' sciapite.
po' di pepe e procediamo a riempirle delicatamente, così. Cominciate a dividere il ripieno un po' per zucchina. Guardate che spettacolo, ragazzi. Miscelate sempre che la polpa delle zucchine che spettacolo, che colori. Queste sono ricette, chiaramente non è che le invento io, le vedo, le rivedo, le modifico. Diciamo che il ripieno è abbastanza, verranno farcite abbondantemente. Un po' di pazienza. Un altro po' qui. Intrigante questa ricetta. E poi dovete sempre cercare di ottimizzare il prodotto. Pretesse faremo un sughetto di datterini e faremo due spaghetti. Guardate che spettacolo. Dividetele in modo che prendano bene il calore. Non sprecate nulla, mi raccomando. Ecco qui. Ora aggiungiamo il pane grattato. Intanto abbiamo acceso il forno a 170 gradi. Pane grattato potete anche abbondare perché la zucchina ha molta acqua, quindi il nostro è anche un pane grattato grossolano. Che spettacolo, ragazzi. Filino d'olio sempre extravergine di oliva. Guardate che spettacolo. Inforniamo per circa 10 minuti. Se no possiamo fare anche a occhio con la gratinatura, insomma, ecco. A dopo. Ecco le nostre zucchine gratinate ripiene di gamberi. Spettacolo vero!